Si doveva vincere, il divario era abbastanza enorme oggi contro l'Israele e si è vinto, e si è vinto. Quindi l'Italia va a 10 punti nel girone, siamo sempre primi in classifica, al di là di quello che farà la Francia col Belgio che stava vincendo 2-1, la Francia va con un uomo in meno e penso che stiano ancora giocando. Vabbè, al di là di tutto l'Italia ancora al momento è prima in classifica. Chiudiamo questa sosta, primi in classifica ancora nel girone, aspettano novembre che ci sarà l'altra pausa nazionali e ci saranno le ultime due partite contro Belgio e Francia di ritorno per appunto vedere un po' il nostro destino in Nations League. Da quello che ho capito basterebbe anche un punto in due partite e l'Italia comunque a prescindere è qualificata, poi da prima alla seconda quello non si sa, però basterebbe un punto e noi siamo automaticamente qualificati. E quindi ragazzi è importante perché poi vai nelle Final Eight, vai ai quarti di finale e lo sappiamo, ti consentono di comunque essere testa di serie per quanto riguarda i gironi delle qualificazioni ai mondiali 2026. Quindi chi dice che la Nations League non serve a nulla? Non è proprio così, perché poi sappiamo benissimo come funziona. Ne passa uno, ne passa una ai gironi per la qualificazione ai mondiali, una, ed essere testa di serie è importante. E in più, se vai avanti in Nations League, hai anche una sorta di paracadute, che per quanto riguarda l'Italia non deve succedere, perché sa l'Italia. Però siccome sono due mondiali di fila che non ci qualifichiamo direttamente, se tu comunque arrivi primo, ma arrivi secondo, hai questi playoff paracadute che grazie al fatto che vai avanti in Nations League, li hai. È una seconda chance. Quindi tra la seconda chance e tra essere teste di serie, alla fine, a Nations League qualcosa, fidatevi che conta. Comunque, Italia 4, Israele 1, non c'è stata partita. Secondo me l'unico gol che fa l'Israele lo fa su un gol che non dovrebbe neanche esserci, perché sì, c'era il calcio d'angolo, ma per quanto riguarda, per me, quello è fallo sul portiere. Perché quello di Israele fa un gol bello, da calcio d'angolo, per carità, ma il giocatore, l'attaccante di Israele o chi era, si mette davanti a Vicario, non lo fa uscire, fa ostruzione, Vicario prova a intervenire sul pallone, non ci riesce, la palla va in rete. Ma tu non puoi bloccare il portiere, tu devi permettere al portiere di muoversi e di uscire dai pali sui calci d'angoli. Quindi per me qua lì è fallo sul portiere, quello lì è ostruzione tutta la vita. L'arbitro l'ha dato, il VAR l'ha convalidato, per me quello lì è fallo, punto. Poi vabbè, gol della bandiera, se vogliamo, per Israele, però comunque per me non c'era il gol di Israele. Il migliore in campo comunque rimane il portiere stesso dell'Israele e quindi questo vi fa capire un po' comunque l'andazzo della partita, perché a parte i primi 10 minuti in cui l'Italia era un po' lì, no, che studiava l'Israele e quel tiro da fuori area del giocatore di Israele all'inizio, dove la palla esce fuori di poco sulla destra di Vicario, poi abbiamo giocato solamente noi, cioè prima occasione Di Lorenzo, capitano, e oggi doppietta, finito il mondo, finisce il mondo veramente. Di Lorenzo, capitano con doppietta. Lancio comunque di Lorenzo, bello per Retegui. Retegui poi tira un po' la posizione defilata, c'è la palla del portiere. Poi lo scambio bellissimo ancora tra chi era, se non sbaglio, la palla arriva a Frattesi che poi la dà di prima intenzione a Retegui. Anche lì Retegui col collo esterno destro tira, c'è la palla sempre del portiere. Tonali che tira una bordata al portiere nello stomaco, che poi infatti il portiere rimane a terra per un po' di tempo, però anche lì comunque gliel'abbiamo tirata addosso, si poteva fare meglio. Insomma, 3-4 occasioni prima del gol comunque le abbiamo avute. Poi arriva il calcio di rigore per l'Italia che è netto, perché Tonali anticipa completamente il giocatore di Israele che dà un pestone netto a Tonali. Va Retegui, ragazzi, rigore perfetto, sotto al set, il portiere non si butta neanche. Un rigore veramente molto molto bello quello, ripeto, dell'Italia argentino. Quindi bellissimo gol, qua andiamo sull'1-0. E chiudiamo il primo tempo così. Sì, un'altra occasione dell'Italia sicuramente c'è stata con Raspadori che... al portiere che era fuori dai pali ha provato a stoppare e tirare, però non era facile. Raspadori comunque con la 10, che per me anche lì non si può guardare perché la 10 per me è la 10, però ha giocato bene Raspadori, attenzione, ha giocato bene. Però dopo Pellegrini vedere anche Raspadori, però comunque la maglia, il numero è il numero, mi dirai, però ha giocato bene, tralasciando il numero che per me non è di Raspadori, però ha giocato bene. Ha provato, non ce l'ha fatta, poi ha un'altra occasione anche, no? Sulla sinistra di Marco, mette questo pallone dentro, Frattesi in spaccata non ci arriva per poco, ma ci arriva Retegui sul secondo palo che prende l'esterno della rete, lì poteva anche stoppare il pallone,
e fare un po' meglio reteghi, però comunque abbiamo preso la rete, ma lo sai che comunque in tantissime occasioni la palla non è entrata, non è entrata. Poi l'Italia nel secondo tempo fa il 2-0 su calcio di punizione, bel calcio di punizione di Raspadori, bel cross per Di Lorenzo che sul secondo palo trova gol del 2-0. Poi c'è avuto anche l'occasione Bastoni, parata clamorosa del portiere anche lì perché Bastoni fa un bellissimo stacco di testa, palla vicino anche quasi sotto al 7. Portiere, ragazzi, si allunga, apre la manone, fa una gran parata. E poi abbiamo avuto questo gol qua, ripeto che secondo me non c'era, del 2-1, perché per me c'era fallo su Vicario. Arriva poi il 3-1 di Frattesi, bellissima comunque l'azione, sempre per Di Marco. Di Marco mette questi palloni dentro veramente molto, molto, molto importanti e interessanti. Frattesi, prima intenzione, comunque tira e trova il gol del 3-1, ecco, forse lì. L'unico momento in cui il portiere non è stato tanto impeccabile, finalmente ha sbagliato anche lui, ha parato il mondo, ha parato il portiere, e 3-1, poi addirittura facciamo anche il 4-1 con Di Lorenzo, ragazzi, però va citato l'esordio di Maldini, cioè Maldini entra, prende palla, passaggio filtrante per Udoge, sotto le gambe, è passato quel pallone, quindi Maldini fa un grandissimo assist per Udoge, Udoge palla indietro a rimorchio, c'è Di Lorenzo, di nuovo che stoppa pallone col destro, se la porta avanti e calcia col destro, battendo ancora il portiere di Israele. 4-1, doppietta di Lorenzo capitano. Finalmente si è riscaldato un po' Di Lorenzo, cioè, nel senso, visto le prestazioni recenti, vergognose, oggi ha giocato bene Di Lorenzo. Ovvio, eravamo contro Israele, tasso tecnico completamente diverso. Cioè, ragazzi, Israele veramente. Un altro mondo l'Italia, dobbiamo vincere e non vincere tanto, poco a tanto, ma tanto a poco. Quindi l'abbiamo fatto 4-1, esordio anche per Lucca, sono contento che abbia esordito anche lui, forse ha giocato un po' troppo poco, poteva mettere un po' prima Spalletti. Vabbè, comunque c'è anche l'esordio per Lucca, esordio per Maldini che ha fatto una gran cosa, Udogie è entrato abbastanza bene, Ricci ha fatto bene. Perché Fagioli non mi è piaciuto tanto nel primo tempo. Deve essere Fagioli, ha perso qualche pallone. Ricci quando è entrato molto meglio, secondo me. Comunque, abbiamo vinto 4-1. Dovevamo vincere, abbiamo vinto. Bravi azzurri, bravi tutti. A quest'ora potevamo essere anche a 12. Purtroppo, per quell'ingenuità contro il Belgio di Pellegrini, non siamo a 12 punti a punteggio pieno. Siamo solamente a 10. Però, siamo comunque primi in classifica. Non possiamo lamentarci, ragazzi. È un'altra Italia, comunque, rispetto agli europei. L'abbiamo già detto. Perché Spalletti finalmente ha azzeccato la formazione, ha capito che comunque la difesa deve essere a 3, non a 4, e quindi nel finale poi esce Frattesi per un pestone, entra Buongiorno ma nulla di grave. E ragazzi, quindi Italia 4, Israele 1, bravi ragazzi, fino alla fine sempre Forza Azzurri, come dico sempre io. Se il video vi è piaciuto come sempre anche lasciate un bel like, che da non costa nulla, un commento qui sotto nei commenti, dimmi un po' la vostra appunto di questa parità qua tra Italia e Israele, e una bella iscrizione al canale, che anche quella gratuita se lo fate vi ringrazio di cuore perché mi è scappato un casino con una semplice iscrizione. E qui dal bianco è tutto, ci si becca per i pronostici di Serie A che poi ricomincia la Serie A, quindi adesso non so quando li farò uscire, se domani o giovedì, comunque ci si ribecca per i pronostici che poi inizia la Serie A. Qui dal bianco è tutto, fino alla fine è sempre Forza Azzurri, bella.